La Faila Sens, il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione, quali sono i temi caldi, le battaglie che il movimento affronterà nel prossimo anno? I temi più caldi in questo momento sono sicuramente la nuova legge sull'urbanistica, che stiamo seguendo molto da vicino perché abbiamo il timore che sia un finto consumo zero di territorio. Abbiamo il timore che una delle regioni più urbanizzate d'Italia rischi ancora consumo di territorio, quindi siamo fortemente impegnati su questo tema. Altro tema importante è quello del piano aria, che andrà discusso a breve. La sanità, tema principe della nostra regione, insomma, siamo impegnati su diversi fronti, sull'abbattimento delle liste d'attesa, sulla gestione dei pronto soccorso, tutti argomenti che anche in questi giorni, insomma, sono stati affrontati, ma che sicuramente non abbandoniamo, c'è bisogno di lavorare tanto. Quali sono le vittorie del Movimento 5 Stelle in questa legislatura? Ne abbiamo ottenute diverse, dal mantenimento, faccio un caso locale sul mio territorio, proprio dal mantenimento del presidio ospedaliero di Nova Feltria, all'abbattimento dell'IRAP alle ASP, al quantomeno discorso intavolato sui vitalizi, che sicuramente è un altro argomento che andremo a affrontare nei prossimi giorni, addirittura nella prossima assemblea, sulla quale ci battiamo per eliminare appunto quelli che sono i privilegi della politica che c'è stata fino ad oggi in Regione Emilia-Romagna. Parliamo di sanità, quindi parlavamo, accennavamo uno dei problemi principali di questa regione, voi cosa proponete? Ma ci sono diverse soluzioni, sicuramente le case della salute, così come organizzate dalla Regione Emilia-Romagna, non sono una soluzione allo smaltimento delle liste d'attesa, soprattutto quelle dei pronto soccorso. C'è una riorganizzazione completa da fare perché sicuramente la medicina di prossimità non sta assolvendo al proprio dovere. Abbiamo un decreto Balduzzi che stiamo attuando, che però a fronte di una riduzione di posti letto non offre quella che è il servizio appunto sui territori necessario al cittadino. Noi riteniamo che i pronto soccorso in questo momento siano assolutamente oberati di lavoro e di richieste da parte del cittadino al quale si rivolge, che si rivolge appunto al pronto soccorso proprio perché non sa dove andare altrimenti. E sicuramente il personale all'interno dei nostri presidi ospedalieri non è sufficiente e le case della salute dove semplicemente si vuole andare a raccogliere tutti i medici di base togliendoli dal territorio non sono la soluzione giusta per quello che è il nostro avviso. Questo anche alla luce dell'ultimo caso accaduto al pronto soccorso del Sant'Orsola con quel signore malato di leucemia. Sì, esattamente. Insomma, purtroppo la cronaca tutti i giorni ci presenta quelle che sono le difficoltà della sanità in Emilia-Romagna, che pur essendo sempre stata annoverata tra le eccellenze, però presenta numerosi problemi. Vorremmo che continuasse a rimanere un'eccellenza. Noi, come sapete, nel nostro programma c'è una sanità pubblica efficace ed efficiente. Dobbiamo far sì che non si torni indietro, non si arretri proprio sulla sanità pubblica in Emilia-Romagna. Questo è il rischio, tant'è che proprio nel Bolognese ultimamente è stato aperto addirittura un pronto soccorso privato. Questo è sintomo che qualcosa nel pubblico non va. C'è qualcosa dei provvedimenti della giunta Bonaccini che in qualche modo avete approvato e sostenuto in questo periodo? Ma a dir la verità c'è ben poco che abbiamo approvato in toto. È chiaro che qualche passo avanti si è fatto, però dovuto molto spesso a nostre sollecitazioni. Uno fra tanti, uno tra i primi è stata la riduzione dei compensi dei consiglieri regionali, abbassando a 5.000 euro lordi il compenso del consigliere regionale, che era quello che noi abbiamo chiesto fin dalla campagna elettorale ed è nel nostro programma sia regionale ma anche nazionale. Quindi diciamo che se una manovra da citare può essere quella che ho appena detto della Giunta Bonaccini, è perché comunque è derivata da nostre proposte, così come altro, ho già citato la riduzione dell'IRAP alle ASP a favore appunto dei servizi, dell'aumento dei servizi per i nostri cittadini. Quindi insomma siamo felici che almeno ogni tanto la nostra attività di opposizione e di pungolo verso la Giunta possa servire ad ottenere dei risultati a favore dei cittadini.